spensierato birichino che scorazza in una fattoria. Vive lì con tanti amici, giorni magici e felici, cavalcando nella fantasia. Piggly Wings, buffo maialino, Piggly Wings, furbo il birichino. Che avventure Piggly Wings nella grande fattoria. Quando parti e dai lo sprint, gira mille l'allegria. Sei piccino ma sei un grande, hai una marcia sempre in più. Non cambiare Piggly Wings, tu sei mister simpatia. Nella grande fattoria, che avventure Piggly Wings, sei un magnifico birbante anche se vai spesso in tilt. Le più belle scorribande guidi sempre solo tu, quando c'è la tua regia. Che avventure Piggly Wings, Piggly, oh Piggly, Piggly, you evil Piggly, le avventure di Piggly Wings. I tre reporter. Per la miseria, che succede? Urlano più forte di un branco di lupi quando c'è la luna piena. Siamo in missione di salvataggio. C'è una signorina sull'albero e dobbiamo tirarla giù. Una signorina si è arrampicata sull'albero? Beh, ditemi che cosa vi ha spinto a compiere un gesto così tanto eroico, ragazzi. Abbiamo visto i pompieri salvare dei ragazzi a scuola. È stato forte, uno è salito su una scala altissima e ha portato in salvo 10 persone da un'altezza di 15 piani. Per la miseria, non immaginavo che l'edificio della scuola fosse così alto. Forse Simo sta esagerando. Beh, forse un pochino. Ragazzi, so bene quanto sia facile farsi trascinare dagli eventi. Ricordo che anche a me tanto tempo fa capitò di esagerare. Ogni tanto può succedere. Un giorno la mia cara amica Dani mi insegnò che le storie vere possono essere interessanti quanto quelle inventate. Nelly Stahl lavorava per un quotidiano ed era una brava reporter, sempre alla ricerca di nuove ed eccitanti storie. I protagonisti dei suoi racconti erano persone reali e aiutavano i lettori a vedere le cose sotto una luce diversa. C'era chi considerava le ragazze incapaci di essere eroine, così Nelly viaggiava tutto l'anno per il mondo quasi sempre da sola per dimostrare che anche il gentil sesso sapeva il fatto suo. Oh, hip hurra per la grande Nelly Stahl! In conclusione vorrei dire che fare la giornalista e scrivere per un giornale sia il lavoro più entusiasmante sulla faccia della terra. Le chiedo scusa, Mr. Horn, ma le notizie per me sono una noia. Mi piacerebbe di più guardarmi un vecchio film di cowboy. Le notizie sono tutt'altro che una noia, Hector. In realtà, possono essere elettrizzanti, come scoprirete voi stessi, ragazzi. Vorrei che nel fine settimana vi deste da fare per trovare delle interessanti storie da raccontare. Oh, no! Oh, sì! Dovrete trasformarvi in investigatori, fare domande, scavare a fondo. Che sbaglio! Non vedo l'ora. E la storia che risulterà la migliore fra tutte verrà pubblicata sulla prima pagina del nostro giornalino di classe. Grandioso! Viva! Non vi dovete preoccupare, signore. Little Bee si trova in buone mani con me. Sono un eccellente babysitter. Ci so fare con i piccoli. Loro sono andate, Little Bee. E ora siamo rimasti qui tu ed io. Facciamo ballare le zampette. Mostriamo la nostra vitalità. Facciamo un bel balletto e già che ci siamo anche un cha-cha-cha. E guarda, che cosa ne dici di questo? Ta-da! A tutti piace far volare l'aquilone. Non appena ti dico molla, tu lo devi lasciare andare, hai capito? Molla! Ops. Oh, cavolo! Mi spiace tanto, io... Little Bee! Little Bee! Oh! Resisti, Little Bee! St-
Sto venendo a prenderti, piccolo, resisti! Io, Ferdi e Dani arrivammo in città e cominciammo ad andare a caccia di notizie. Ma la cosa era molto più difficile di quanto pensassimo. Guardate, forse è la volta buona. Signore, siamo del giornale della scuola di Tara. Si è perso? No, io... È stato derubato? No. La sua casa è in fiamme. Oh, mi auguro di no. È andato al cinema di recente. No, insomma, sto solamente cercando la mia auto. Ah, ah, le hanno rubato l'automobile. Mi dica, hai idea di chi può essere stato? Ascoltate, non me l'hanno rubata. Io non riesco più a ricordare dove l'ho parcheggiata. Oh, eccola, l'ho trovata. Ah, che peccato, ha ritrovato l'auto. Se no sarebbe stata una storia coi fiocchi. Oh, che sfortuna. Guardate che stranezza, oh, ragazzi. Cos'è? È una ciliegia gigante. Oh, scatta una foto, Dani. Aspettate un momento, non è una ciliegia gigante, quello è un pomodoro. Lo so, ma facciamo finta che lo sia. E poi inventeremo una bella storia. Il giornalismo non è finzione, è fatto di verità assolute. Di questo passo non avremo niente di interessante da raccontare. Aspettate, forse è successo qualcosa. Per la miseria, c'è un incendio. Dani, scatta una foto, io vado a chiamare i pompieri. Ferdi, ferma quelli che incontri e chiedi se sanno che succede. Oh, è soltanto un vecchio trattore. Oh no, un'altra storia è sfumata. Salve, ragazzi. Miss Nanny. Salve, Miss Nanny. Miss Nanny, non ha per caso qualche novità da raccontarci? Beh, non ho grandi notizie da darvi, però qui ho delle squisite gomme alla fragola per voi. Oh, arcipicchia, come sono buone. Grazie tante. Non c'è di che. Spero che possiate divertirvi, ragazzi. Un'occhiata, Dani! Oh! Questa sì che è una notizia da prima pagina! Scattiamogli una foto! Grazie per avermi aiutato, amici! Questa è la nostra storia, Hector! Adesso non lo è più! Bene, allora fa pure! Comunque non è una notizia da prima pagina! Lo sarà quando avrò finito di scrivere il mio articolo! Ehi, avete sentito? Hector si inventerà una storia. Potrei farlo anch'io. Le notizie truccate non sono vere notizie, lo sai. Beh, sono stanco di cercare quelle genuine. Ho trovato! Che ne dite se prendiamo una notizia vera e poi la miglioriamo? No! Se vuoi, lo dovrai fare senza il mio aiuto, Piggy. Bene. Bene. Vedremo quale delle due storie finirà in prima pagina. Forza, Ferdi, andiamo. Oh, per la miseria! Ferdi, guarda, una notizia! Ma sono solo impronte di zoccolo di cavallo. Già, ma sono tre e invece dovrebbero essere quattro. Questa forse è la storia giusta. Davvero? Beh, potrebbero essere impronte lasciate da un grosso drago a tre zampe, non credi? Con le corna e sanne enormi e con 14 occhi. Oh, sei proprio convinto di quello che dici? Ne sono più che convinto, seguimi. Little B, resisti! Ecco, sto arrivando. Lo zio Willy è qui per portarti in salvo. Oh, per mille gomitoli di lana, Little B non c'è più. Dove sei finito? Wow! Ehi! Dove credi di andare?
Questo cavolfiore si sta muovendo. Oh, ma tu non sei un cavolfiore. Sei un graziosissimo agnellino. Ehi, sei davvero carino, piccolo, lo sai? Dov'è la tua mamma? Stai tranquillo, piccolino, non devi piangere. Va tutto bene, ora vai a casa. Forza, piccolo, corri a casa. Oh, povero cucciolotto, finalmente ho capito, ti sei perso. Non ti preoccupare, ok? Hector ti aiuterà a ritrovare la strada. Puoi contare su di me. Hector, cosa stai tramando questa volta? Io non sto tramando un bel niente, Dani. Sto solo... volevo solo scattare qualche altra foto al... coso, al banco della verdura. Io, mi sembrava di aver visto una ciliegia gigante. Beh, sarà, se lo dici tu. Ci vediamo domani a scuola, Hector. Sì, certo, ci vediamo domani. Al solito non la racconta giusta. Voglio riuscire a scoprire di che si tratta. Pigli, tu credi che il drago a tre zampe e con 14 occhi sarà bello grosso oppure sarà più piccolo? Non saprei dire, Ferdi. Finnegan, hai visto un drago da queste parti? Pigli, credo proprio che a Finnegan si debba cambiare un ferro. Secondo me ne ha perduto uno. Giusto, così pare. Cosa pensi? Che sia stato Finnegan a lasciare le impronte con tre zoccoli che abbiamo visto? Sì, suppongo che possa essere così. O forse è stato il drago a 14 occhi che si trova nella bottega di tuo padre. Guarda che occhi incandescenti, Ferdi, tutti a 14. Ti stai sbagliando, quello non è un drago. È solo mio papà che attizza il fuoco. Beh, a me sembrava un drago. E un drago è meglio di un asino come protagonista di una storia. Su questo non c'è dubbio. Forza, vieni, piccolino. Andiamo a cercare la tua mamma. Sono certo che deve trovarsi da queste parti. Che il perfido Hector sia diventato improvvisamente dolce come uno zuccherino. Bene, questa sì che è una notizia da prima pagina. Ferdi e io raggiungemmo la fattoria Ralù per scrivere l'articolo su Don Toro. Ero parecchio fiero di come sarebbe venuto per via del drago a 14 occhi. Sono tornato, mamma. Ah, ciao ragazzi. Pigli, oggi per caso non hai preso una balla di fieno per giocare? Ne è scomparsa una. No, mamma, non ho toccato nulla. Magari è stato un grosso, enorme animale selvaggio. Sarebbe una bella storia, Ferdi. Non credo che da queste parti esistano grossi ed enormi animali selvaggi, figliolo. Guardate, è una gallina! Una grossa, immensa gallina è proprio dietro di me, Pigli. Per la miseria, ma dov'è? Lassù sul tetto. Oh, non è affatto una grossa, immensa gallina. No, proprio così. Però effettivamente ha un'ombra gigantesca. E per tutti noi diventerà una notizia da prima pagina. Voglio vedere se Dani riesce a fare meglio. Guardati in giro, piccoletto. Vedi forse la tua mamma tra queste pecore? Bene, a quanto pare l'hai trovata. Corri, forza. Va dalla tua mamma. Ah!
sono felice di vederti così sereno, piccoletto. Eh? Che cos'è stato? Adesso devo andare. Buona fortuna, agnellino, e non allontanarti più dalla tua mamma. Grazie mille, Hector. Ora sì che posso dire di avere una storia da prima pagina. Ah. Oh, come va? È un vero piacere per me rivederla, cara signora Little Bee. Oh, forza, devi prenderlo, questo è tutto per te, insomma. A chi piacciono gli aquiloni, poi? Di certo non a me. Beh, ecco, io... Little Bee! Sei salvo! Non che avessi qualche dubbio. Forza, piccolino! Adesso facciamo un bel gioco sicuro, ok? Giochiamo a ping pong, magari a biliardo. Ehi, hai mai giocato a rubamazzetto? È forte! La mattina successiva arrivai a scuola certo di aver scritto la notizia da prima pagina più sensazionale della storia. Pigli, hai finito di scrivere la tua storia? Naturalmente, certo. Coraggio, Pigli. Sembri tanto ansioso di condividere il tuo lavoro con noi, quindi comincia a leggere. Oh, sì, Mr. Horn. Titolo... Coraggioso fabbro domadrago sputa fiamme. Oh! Ieri mattina il tranquillo villaggio di Tara ha rischiato di essere distrutto da un terribile drago sputa fuoco. Il fabbro locale, Don Toro, ha deciso di affrontare la tremenda bestiaccia da solo. Col suo muggito ha obbligato il feroce drago a lasciare la città. Grazie a Don Toro, padre del nostro Ferdi, il villaggio di Tara è ancora una volta salvo. Tutti i cittadini saranno per sempre grati a questo eroe coraggioso. Ehi, ehi, ehi! Questa non è una notizia, è solo una storia che Pigli si è inventato. Bene, grazie, Pigli. L'ho trovata davvero fantasiosa, ma purtroppo non era il compito che io vi avevo assegnato per oggi. Vuole sapere altro, Mr. Horn? Oh, no, grazie. Ora è il momento di sentire la storia di Fernando. Forza, Ferdi, racconta la tua storia. Comincio. Il titolo è Una grossa, immensa gallina divora il fieno della fattoria. Quando il fattore, il signor Winx, ha detto alla moglie, la signora Winx, che mancava una balla di fieno, non immaginava di certo che in realtà tutto quel fieno fosse stato portato via da una gallina gigante. Oh! Cosa? Ecco, ovviamente abbiamo poi scoperto che si trattava solo di un piccolo galletto con un'ombra enorme. Perciò non c'è alcun motivo di allarmarsi. Finito, grazie a tutti. Beh, anche questa storia è senza dubbio molto fantasiosa, ma ricorda che le notizie devono anzitutto informare. Bene, Dani, adesso vuoi condividere con tutti noi la tua storia, per favore? E come, Mr. Horn, non vedo l'ora. Titolo: I veri eroi di Tara. C'è più di un eroe che vive nel nostro ameno villaggio e nessuno di loro ha affrontato draghi o cacciato polli giganti. Ah, sì, d'accordo, va bene. Portano avanti il loro lavoro in silenzio e con dedizione, giorno per giorno. Uno di questi è Don Toro, il nostro fabbro. Trasforma il metallo in zoccoli per cavalli, in attrezzi per coltivare la terra e altri oggetti. La famiglia Winx alleva polli di dimensioni più che normali che forniscono uova al villaggio. Miss Nanny si adopera affinché i prodotti che vende nel suo negozio siano sempre della migliore qualità. Ma ieri all'improvviso ho incontrato un nuovo eroe che non avevo mai visto all'opera qui. Un personaggio che la maggior parte di noi non crede un eroe. Invece lo è a tutti gli effetti. Quando un povero agnellino indifeso si è perso in città,
questo giovanotto si è preso la briga di ricondurre con grande cura il piccolo animaletto a casa della sua mamma. Questo straordinario giovane che ha un enorme cuore d'oro altro non è che il nostro compagno di scuola, Hector. Guardate, bravissima, Dani, davvero un lavoro ben fatto, grazie. Ci sarà utile per cominciare a vedere le cose in modo diverso. E anche le persone. Bravo, bravo. Complimenti, una gran bella storia. E corrisponde tutto quanto alla realtà. Lo so. Avevi ragione che le storie vere sono belle quanto quelle inventate. Chi pensava che Hector fosse così sensibile? Sei un eroe, sei bravo. Quello fu un gran giorno per Dani. E fu un gran giorno anche per Hector. Dire la verità ti rende libero. Ho capito. Non serve che ingigantisca la storia dei pompieri e non serve che inventi delle bugie per farne degli eroi. Proprio così, Seamus. Ok, ora possiamo salvare la signorina e farla scendere dall'albero? Potreste. Oppure potreste lasciare che la signorina si salvi da sola. Cosa? Vieni, micia. Caspita, nonno, potresti essere un pompiere perfetto. Grazie per la fiducia, ma credo che mi limiterò a fare ciò che mi riesce meglio: raccontare le mie storie preferite ai miei due nipotini preferiti.